Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati a Tutto Gol del lunedì. Si sta per chiudere l'agosto della Fiorentina dopo la qualificazione alla fase a gironi della Conference League, la battaglia d'Olanda con ovviamente lo 0-0 che ha permesso alla Fiorentina di accedere appunto e di avanzare in Europa, in Conference League, e poi soprattutto la partita con il Napoli, lo 0-0 di ieri sera che avete vissuto qua su Toscana TV con Andrea Capretti e i suoi ospiti, e comunque sono due prestazioni positive. È vero, la squadra non segna da tre partite, Empoli, la partita con il Twente in trasferta e quella di ieri con Napoli, però sono anche tre, diciamo, partite che hanno storie a sé molto particolari. Sicuramente adesso la sfida con l'Udinese e poi si apre il settembre la Fiorentina con la super sfida alla Juventus sabato alle 15 a Franchi, dovranno dire qualcosa in chiave offensiva. Certo, sono chiamati a fare di più sia Jovic appannato che Cabral, che comunque ha fatto una partita di grande sostanza in Olanda, salvando di fatto un gol che era praticamente segnato per il Twente, ma sono chiamati a fare di più, molto di più, anche gli esterni. A parte Sottili, il resto devono dare sicuramente un apporto maggiore in fase offensiva. Ne parleremo questa sera, mentre c'è il mercato, le ultime manovre, se ne andrà Kwame, non se ne andrà Kwame, arriverà Bairami, vedremo cosa accadrà alla difesa, ma insomma Raffaele Ramadani sembra sempre di più l'uomo chiave del mercato della Fiorentina. Intanto un gradito ritorno, Leonardo Petri, ben trovato Leo, eccoci qua. Eccovi, al vostro apezzale, buonasera. Saluto Fabio Giorgetti, delegato provinciale del CONI di Firenze, ben trovato. Buonasera a tutti. Grazie a Marcello Mancini, giornalista buonasera, della Verità. Buonasera grazie Marcello, a voi. Ma perché Petri è sui trono? Perché no, sono l'elevato. Perché ah, è in punizione, perché lunedì scorso, come fanno i grandi, non si è nemmeno presentato alla prima. Ah, ecco. Come Batistuta, capito? Era chiede più soldi finché non me l'hanno dato. Non si è nemmeno presentato alla prima. Saluto il collega Paolo Caselli, ben trovato Paolo, grazie per essere con noi. Grazie a te Andrea, buonasera a tutti. Ti ritroviamo ovviamente dopo che eri stato in collegamento con noi da Moena insieme a Gabriele Calderon, con grande piacere. E poi Luca Masini, il nostro match buonasera. Analyst, buonasera, ben trovato. Questa sera con lui analizzeremo tutti i numeri di Fiorentina-Napoli, ci saranno delle sorprese niente male. Per esempio, diciamo, cominciamo subito da un dato, cioè Barak preso, messo subito in mezzo al campo con nuovi compagni, con un nuovo modulo di gioco, secondo te alla fine i numeri cosa dicono? Se l'è cavata sì o no? Ha corso tanto, ha coperto poco campo in non possesso e quello è stato un problema, però lui ci ha provato perché è stato il giocatore della Fiorentina che ha corso di più, più di Amrabat, è stato il secondo in Serie A, secondo solo a Brozovic per pochi metri, quindi diciamo che la condizione fisica c'è, l'intensità non è alta, ma penso che non sia un problema di forma, che sia proprio così lui come tipologia di giocatore. Bene, poi tra poco vedremo anche delle slide che abbiamo preparato con la nostra regia e analizzeremo a fondo Fiorentina-Napoli. Intanto Leonardo, allora vogliamo dare un primo, cioè per le partite che si sono viste fino a questo momento, che giudizio possiamo dare della Fiorentina e della gestione di Italiano, che è molto particolare, eh? Giudizio non si può dare, ancora presto. Prima partita, tanto sei allora tu hai superato tu vado a casa. Hai centrato il primo obiettivo stagionale, sei andato ai gironi di Conference League, non si può dare giudizio. Ma roba pazzesca. E non è da te. Hai superato un playoff. Ho capito. Non può dare giudizio. Il playoff è vero, non è banale, perché l'avversario che era abitato era probabilmente il peggiore possibile, il clima era abbastanza avvelenato, c'erano tutti contenti e quindi bene, la Fiorentina ha fatto quel che doveva fare, Italiano continua con questo turnover per me eccessivo, io non sono un amante di questo turnover che stravolge le formazioni domenica in domenica, basti dire che Spalletti, che ha giocato meno partite, ma è alla terza partita con la stessa identica formazione, quella di Firenze. Per il resto mi limiterei a ieri, la Fiorentina è in crescita fisica, è in crescita dal punto di vista della tenuta difensiva, qualche giocatore tipo Amrabat si è trovato a giocare la partita proprio adatta a lui, l'autoscontro fisico gli garba tanto, Sottil mi continua a piacere e queste sono le note più liete. Le note meno liete sono quelle che non si fa go, se ne sbaglia troppi, che Jovic in questo momento
non è un attaccante che ci può minimamente essere utile per competere per obiettivi importanti, però bisogna sospendere il giudizio perché ancora un mese almeno glielo voglio dare, giustamente, perché come ha detto Italiano va riattivato di testa e di gambe. Utilizza questo verbo, riattivare. Io non è, oggettivamente bisogna sentire una svegliata, perché questo non è un tanto è vero che avrebbe giocato Nio, se Nio, santo sia Nio, Nio quello è latitante, santo sia. Non sta bene, però evidentemente non sta bene. Non sta bene. Quando starà bene, al momento gioca lui. Esatto. Per il resto è una squadra sicuramente in crescita, ha giocato 90 minuti. Io alla fine del primo tempo pensavo che la Fiorentina nel secondo tempo cedesse alla rosa ampia del Napoli, al fatto che il Napoli fosse più riposata, e invece no, è andata bene, è un punto guadagnato, ma adesso, per quello ti dicevo, i giudizi non si possono dare, perché domani all'altro c'è l'Udinese, è una trasferta. A proposito, tocchiamoci che ci si può toccare, perché questa è una partita incredibile, può accadere di tutto. Udinese Fiorentina è una cosa incredibile. Fiorentino Udinese ne pesa 4. No, lascia perdere. No, tutto quello che è successo. Sospeso il campionato, la trasferta. Per carità. Vero, poi c'è la Juve. Ah, fammi di questo, poi di Juve. Non venite fuori in settimana con questa ipocrisia fasulla della partita della vita, della finale in Champions. Non è vero nulla. Ai limite lo potrei dire io, ma dirigenti, per l'amor di Dio, ma anche i ragionieri, i commercialisti, i tavernello boys travestiti da tifosi, la devono considerare un amichevole. I telespettatori non sanno di solito questa roba qua. Ti faccio questa domanda veloce, rispondimi in telegrafico. Sì. Allora, tu dici, non segniamo da tre partite. È vero, i numeri dicono questo, però fai un'analisi. Sono tre partite che hanno ognuna una storia a sé. Sì, la partita con l'Empoli non l'hai giocata. Non è stata la partita in Olanda era una partita tirata. La partita di ieri era un'altra partita tirata. Quindi, allora, si può tomare un attimo avanti? Sì. Si può dare giudizi, bisogna aspettare perlomeno sabato sera. Abbiamo soltanto passato il playoff di conference, non diamo giudizi, sospendiamo i giudizi, meraviglioso. Voglio sentire... grandi trasferte in conference, sottolineiamo anche questo. Riga e Istanbul, la squadra di Erdogan, la squadra del presidente Erdogan in Turchia. Va bene. Detto questo, io voglio sentire invece Marcello Mancini sui temi che abbiamo, diciamo così, provato a sciorinare con Petri, ma soprattutto su queste prime partite della Fiorentina, che qualche segnale però ce l'hanno dato, Marcello. Ma allora, quello che diceva Leonardo, per carità, non si segna e quello è un problema. Però bisogna considerare anche che in Olanda le occasioni te le hai ricreate, ce l'hai avute, no? Quindi non si segna perché ci sono stati degli errori. Ma questo è un aggravante o una giustificazione? No, è una come dire, è una squadra ancora imperfetta. Fiorentina è una squadra imperfetta, va bene? Però, per definizione. Però questa volta, secondo me, non è che chiaramente è perfetta. È migliorabile, molto migliorabile. E poi devo dirti, su Jovic sarei propenso anch'io a dare un giudizio negativo. Ma quanti palloni ha avuto ieri Jovic? Che suggerimenti ha toccato tre palle? Sì, si vede. Due in più di Vlahovic, però. Se ne ha toccato tre, ne ha toccato due. Sì, ma non ha avuto l'occasione per mettersi in mostra, capito? Cioè, ha fatto vedere che uno ne sa giocare. Poi, certamente, io non mi sento di ora, a parte gli scherzi, Andrea, effettivamente un giudizio e ci si deve ancora formare, però. Per ora il giudizio è positivo, te lo dice uno e di solito vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, però questa volta sono più propenso a vederlo mezzo pieno. Comunque volevo ricordare Dodò tra quelli che ieri si è distinto, che mi sembra, insomma, ha dimostrato che è un giocatore. Cioè, se tutti giocano come ci si aspetta o sono in grado di giocare, è una buona Fiorentina. E c'era il Napoli ieri, esatto. E c'era il Napoli. Stiamo parlando di una squadra, ragazzi, che era spaventata. Non è che c'era la Cremonese, con tutto il rispetto. Esatto. Era una squadra veniva da due successi consecutivi. doveva essere a punteggio pieno. Tutti si aspettavano che fosse a punteggio pieno. La Fiorentina ha fermato. No, una volta si titolava fermato in Napoli. La Fiorentina ferma il Napoli, l'ha fermato, in effetti l'ha fermato. Una volta qui Napoli si ci faceva l'amichevole il giovedì. Sì, vabbè, sei tremendo. Ti ricordo che il Napoli sei ha vinto anche Scudetto. Da quando
il confronto con Napoli è diventato impari da quando De Laurentiis e De Laurentiis prima se ne hanno detto vantaggi. Vabbè, detto questo però c'è un tema su Jovic che volevo sottolineare, perché c'è stata un'azione ieri in cui Amrabat è partito palla al piede e se ci avete fatto caso era un contropiede della Fiorentina, aveva a sinistra Saponara che Amrabat ha scelto di servire ma gliel'ha data lenta la palla, quindi Saponara... e Jovic a destra, e Jovic a destra, ma Jovic non riusciva, non riusciva, arrancava un po', cioè, a me effettivamente gambine corte, no, ora effettivamente a volte, ma è un fisico, gambine corte, sai, anche Müller della Germania storia aveva le gambine corte e ora sedere basso, a me mica, cioè, Jovic mi piace Ora a volte mi sembra anche a me un pochettino affaticato, ecco, diciamo così. Questo è vero. Che non è molto agile. I numeri però, che dico. Però è anche. Però scusa, Andrea, scusami, può finire. No, poi finisco. Io credo, ho l'impressione che Jovic non faccia il gioco. Cioè, no, questo gioco di italiano non è per Jovic, capito? E penso anche che Cabral, tutto sommato, sia più, forse perché ha giocato l'anno scorso, diverse partite, sia più come tipologia di giocatore, sia più adatto al gioco italiano. Jovic ho paura, quindi italiano deve trovare il modo di sfruttarlo Jovic, di innescarlo, capito? Perché se non lo innesca... Che dicono i numeri di Jovic, Luca Masini? No, tra l'altro poi la vedremo anche, cioè è stato penultimo come passaggi ricevuti, non gliel'hanno mai passata. Capito? Solo 14. Poveretto. In tutta la partita lui ha giocato un totale di 31 secondi, cioè questo non ha mai toccato palla, perché con 14 volte che gli passano la palla la maggior parte delle... in quei secondi lì se ne presi due sì, tra l'altro meglio non ricordarcelo e quindi insomma non è stato perché giustamente Tano diceva attivato, ma per attivarlo in campo c'è bisogno che venga anche servito. Bene, questo per capire ovviamente anche la difficoltà che ha in campo in questo momento Jovic. Ma perché Amrabat gioca guardando la porta, sì, ma quella di Collini. per dare un'idea. Amrabat fa l'autoscontro, fa il cacciato. Poi dopo ci arriviamo a Amrabat. Detto questo, voglio sentire Fabio Giorgetti e poi chiudiamo con Caselli e torniamo ovviamente su alcuni temi della partita. Prego Fabio. Ma allora, l'argomento più vero secondo me l'ha toccato Marcello dicendo che sicuramente Jovic per ora non è il centravanti adatto a questo gioco, anche se qualitativamente è un centravanti secondo me migliore di Cabral sotto tutti i punti di vista. Il problema è che si vede che è fermo, atleticamente non regge il ritmo. 14 palle, Luca, sono poche, vero, ma se ti muovi le puoi sbagliare, ma le ricevi. Lui è proprio avulso dal contesto, mentre Cabral alla fine sbaglia perché lotta, perché non è un centravanti che stoppa, si gira, fa movimento da solo, ma si appoggia e va in area di rigore. Assomiglia molto di più a Simeone come tipologia di gioco, va bene? Che vorrei ricordare all'elevato Simeone, che è andato a Napoli a giocare la Champions. Tra Cabral e Simeone ci vorrei quanto fra mangiare ma è meglio Simeone tre volte. È meglio Cabral. Tu devi scommettere con i Puccetti. Ascolta, gli dici e vince Puccetti, direttamente. Ma si starà a vedere alla fine dell'anno. Ma però la Fiorentina secondo me, allora, io l'ho vista a Empoli, sono andata a Empoli a vedere la partita e l'ho vista compressa in un centrocampo. L'Empoli non è facile da affrontare al Castellani, era fortissimo. Questo ragazzo sulla fascia sinistra che ha segnato ieri, Parisi, è forte, un mancino, un passo, un buon giocatore. Empoli è stata difficoltosa. Siamo venuti via da una partita di giovedì con un risultato che ha dimostrato il carattere e sicuramente il fatto che in una competizione europea non possiamo sbagliare tre gol, perché non finiamo nemmeno il primo girone, perché ci è andata molto bene, perché quella è la classica partita che vieni via, hai sbagliato tre gol, quelli fanno un'azione veramente pericolosa e prendi gol al 95esimo e finito tutto. Però devo dire la verità, ieri è stata una partita che ha dimostrato il carattere e la tenuta, la mentalità di italiano che rischia su questo turnover, che diceva Leonardo che oggettivamente lascia da pensare, però lui lavora psicologicamente sul gruppo e sulla squadra, perché se no non c'è modo di inserire
Barak lo inserisci dopo un giorno è arrivato. Ihoné l'ha fatto esordire dopo due mesi. Cioè, vuol dire sicuramente atleticamente. No, vuol dire che se gli compra un giocatore che vuole lui, lui fa giocare. Probabilmente esatto. Anche quello. Ihoné. Esatto. È andato, come dire, a migliorare sicuramente in conference perché quei dribbling, il problema è che è sempre troppo evanescente sotto porta. A Empoli ha fatto una partita secondo me semplicemente irritante perché è arrivato in fondo tre volte e tornava indietro, perché giocare a piede invertito sembra facile, ma se il difensore lo capisce te duri tantissima più fatica a ritornare sul piede sinistro. È bravo, soprattutto perché poi quello era capace. È una Fiorentina sicuramente che ha comunque dei margini di miglioramento. Il problema rimane il gol, però il centravanti, un fisico come Jovic, non dovrei aspettare un mese, perché quello è fermo da un anno e mezzo. Dovrei aspettare novembre e lui deve lavorare tanto, perché quello ha la qualità e la testa. Perché non mi sfugge la fine della partita e Italiano va da Jovic in conference, gli urla qualcosa e non mi è riuscito a capire, e probabilmente sarà quando ti capita quelle occasioni devi chiudere la partita. Però sono continui stimoli che lui dà al centravanti, che probabilmente vede la qualità, ma vede che è tanto indietro. Tanto. Intanto Cristian ci scrive: Jovic non è ancora in condizione, svegliatevi criticone, è quello di cui stiamo parlando. A Londra, ma questo deve andare a letto. Vai a letto. Volevo salutare Cristian e dire: questo è l'argomento oggetto della discussione. dopo questo messaggio illuminante di Cristian, che ha acceso il dibattito, direi di ascoltarci invece l'opinione di Paolo Caselli. No, la mia opinione è quella di Vincenzo Italiano. Lui ha detto che a questa squadra è stato sostituito e non aggiunto. Esatto. Ha detto anche che allena dei calciatori che non giocano da anni, il riferimento a Jovic non è banale, è quello che giustamente diceva Fabio, è un giocatore che se viene pagato 60 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, dal Real Madrid, beh, Real Madrid qualcuno ci capisce di calcio, sempre meno di Leonardo Petri, ma qualcosa in più forse sì. Se la gioca al photo finish. Se la gioca al photo finish, esatto. E ma che vuole? Sto paragonando Real Madrid, cosa vuoi? 60 milioni di Jovic e roba da circonvenzione di capace. Ecco. Però evidentemente qualcosa ci hanno visto. No. Il problema della Fiorentina del gol, intorno al discorso che faceva Luca, dei 14 passaggi, beh, i numeri dicono tanto ma non dicono tutto, perché chi ha giocato al calcio sa che uno dà la palla anche al compagno, se quello si smarca, se non si nasconde, e i movimenti devono essere fatti in un certo modo. I nostri esterni, che anche qui bastava andare su Wikipedia, non ci voleva un genio per vedere che Iconé non ha nei piedi gol. E arrivano in fondo, spesso crossano male, però tre quarti dei nostri cross, poi se magari ci dai i numeri dei cross, sì, quelli alti e quelli bassi, crossare alto per Jovic è totalmente palla assolutamente persa. Non ha un giocatore di fantasia con cui fare l'1-2, perché ancora noi non siamo come era il Napoli di Insigne, Calleon Martens, che sul triangolo, sullo spicchio dell'area di rigore si possono inserire. Queste devono essere tutte cose che andranno viste. Barak ha corso tanto, ha dimostrato di avere il tiro, due tiri fuori lo specchio e la porta, tutte cose che i nostri non hanno. Amrabat, sono d'accordo, sta crescendo, è un centrocampista davanti alla difesa di rottura, non è il classico regista, però questa squadra si può togliere il soddisfazione. A proposito invece di chi ha giocato poco nell'ultimo periodo, ti aspettavi Dodò così? Beh, Dodò, io avevo avuto l'occasione di aver parlato con De Zerbi e me ne aveva parlato in maniera entusiasta di Dodò. Questo è un giocatore, 14 milioni per un terzino non sono pochissimi. Certo, la prima partita a Empoli era stata disastrosa, poi però nella partita di ieri sera contro Napoli ha dimostrato di essere un giocatore vero. Questa squadra ha un valore aggiunto, che è il gruppo, perché tutti noi credevamo che a esche della squadra fosse travolta. È vero, il generoso Cabral, e quando si dà di generoso a un centravanti non è mai una cosa bella. No. Dopo 17 minuti ha fatto un salvataggio. Ha fatto go, bravissimo. Così accontentiamo Cristiano Puccetti, che stasera non è con noi, e mi ha chiesto, dice, di approvare all'unanimità dallo studio che Cabral ha fatto go. Non glielo do, però glielo do, tanto in però è questo. Però la squadra ha dimostrato di essere gruppo, perché dopo esche della squadra è tornata venerdì mattina alle 4. Tempo di allenarsi, e contro il Napoli io credo che parte del nervosismo di Spalletti sia dovuto anche al fatto che lui credeva di venire a Firenze
e di fare un sol boccone di questa Fiorentina che lui aspettava molto più stanca. Bene, ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco anche con i vostri messaggi che ci inviate a numeri sopra pressione. Grazie a tutti coloro che ci seguono anche sulla nostra diretta Facebook. A tra poco a Tutto Gol canale 11 Toscana TV. A marchio Coop c'è tutta l'energia positiva delle materie prime selezionate. Per questo sono buoni dentro. Come i pancake Coop con latte e uova freschi 100% italiani. La Coop sei tu. Le vere sfide sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus. La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi sostiene la tua voglia di energia. Sustenium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, nuovo Sustenium Plus 50+, con Actiful e Menarini. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet, un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Allora, dunque, eccoci qua, seconda parte di A Tutto Gol con Fabio Giorgetti, Marcello Mancini, Leonardo Petri, Paolo Caselli, Luca Masini, il nostro match analyst, tra poco ovviamente anche tutte le statistiche di Fiorentina-Napoli. Detto questo, però, salutiamo Lorenzo che ci scrive: i giocatori vanno aspettati e valorizzati con Iachini, erano stati affossati sia Brabat che Kwame, per non parlare di Igor, va fatto lo stesso con Jovic, Cabral e Iconé. Hai capito, Leonardo, va fatto lo stesso? No, questa affermazione non è condivisa. Con Iachini ha affossato. Avrebbe affossato comunque, Messi, Iachini, è un affossatore di professione. Anche Vlahovic, perché Vlahovic non lo faceva giocare. Appunto, quindi. A parte Kwame con Iachini giocava a centrovanti. Sento Kwame ora all'Empoli. Ora no, Firenze però ormai è veramente una cosa incredibile. Io ora, non anche conosco perché... più Firenze. Ora improvvisamente c'è questo innamoramento incredibile. No, e l'innamoramento c'è perché Kone è talmente nullo. Se Kwame va via o rimane. No, ma io sono d'accordo con te, perché Kwame quando arrivò, vi ricordate quando arrivò fosse arrivato Messi. Certo. Fece un paio di partite fumate a destra, a sinistra e poi dopo si è afflosciato. Non è che sia un fenomeno, insomma, andando alla Empoli, ci manda a Empoli. Lui una partita. Un paio, ma era talmente era una Fiorentina talmente mediocre che arriva lui, fa un po' di confusione. Con questo io quindi, mentre mi fido di Iconé, ragazzi, ma Iconé l'avete visto? È un giocatore che è facile oggi di buttare a mare Iconé, è facilissimo. Lo buttano tutti Iconé a mare oggi, se voi sentite, sono stati in mercato stamani a Sant'Ambrogio, a San Lorenzo. Ionello lo strozzerebbe più qualcosa. Lo strozzerebbero, no? Fino a due mesi fa volevamo strozzare Brabant, ora che è capito, Brabant è un fenomeno. Cioè, però ecco, Ionello, io ho l'impressione che si deprima anche, un po' non si deprime. Sono giocatori che vanno un po' caricati, no? Non ha grande quando restava fuori, anche ora io ho visto in Iconé la faccia che aveva Amrabat l'anno scorso quando veniva chiamato, entrava in campo e sarebbe andato volentieri a fare una scampagnata. Ma dall'altra parte. Presenza... Io ho visto questa faccia di Iconé veramente triste e questo mi comunque due piedi invertiti sinistri come quelli.
secondo me. Ma poi gli spunti l'ha fatto vedere, ce l'ha piedi, c'ha anche. Certo, a parte, poi dopo si batte contro l'avversario e va di traverso, certo ti irrita. È irritante. Chi è Pisellone? Pisellone con come lo ha definito un tifoso della Fiorentina a Moena. A domanda di Ross Petrillo, che gli chiede: ma perché siete a Moena? E lui gli rispose: siamo a Moena per vedere Pisellone. È vero. Non importa i commenti, dichiarazione, no, ognuno di noi sta zitto. Però Leonardo, allora, visto che anche a te è un giocatore che inizialmente lo hai lodato in modo spettacolato, qual è il problema di Cunè adesso secondo te? E più in generale, perché voi vi concentrate tutti su Jovic, però ragazzi ci sono anche gli esterni che devono fare il salto di qualità. Sì, però c'è una differenza fondamentale. Spiega. Che Cunè non è titolare ad oggi, perché Jovic è quello che ci dovrebbe far fare il salto di qualità. Cunè, c'è un problema secondo me di psicologico, sicuramente, e c'è un problema anche tattico, perché lui avrebbe bisogno di giocare guardando la porta, con tanto spazio, certo. Attaccare gli spazi. E non deve arrivare in fondo con il mancino, no, Lunderi laggiù, lì si ferma. E invece noi andiamo sempre a giocare con questi passaggi e poi portano sugli esterni e lui riceve palla da fermo in un contesto intasatissimo. E ha difficoltà, però Sutil dall'altra parte le situazioni se le create, quindi sì, bisogna che io ne faccia qualcosa. Però io sono d'accordo. È un gioco diverso, Leonardo. Cioè, voglio dire, ma l'ha visto, io l'ho guardato bene con lei proprio perché mi aspettavo che esplodesse, perché dopo la Coppa ieri io credevo che facesse fuori fiamme. Che ti sembri il giocatore dell'anno scorso? No, certamente. Sutil ha fatto un processo interiore, evidentemente. Ma che interiore, Leonardo? Fisicamente Sutil c'ha il doppio della muscolatura di Cunè, butta la palla in avanti e corre, qualità indubbia. E questo che prova a fare l'anno scorso. Non è quel giocatore. L'anno scorso giocava sulla scartino, no. Quest'anno non gioca sulla scartino. Allora, il principio da qua lui lo guarda, Sutil gioca nello stesso modo da quando era in primavera ed era un fenomeno. Quando c'era Gori davanti, lui driblava tre persone e Gori ha fatto 28 gol. Ma la cosa che fece con il Twente all'andata dopo un minuto. Guarda, la fanno tutti. Ma qualitativamente e muscolarmente Sutil c'ha delle doti muscolari che se te lo guardi sono impressionanti. Aggiungo anche che Sutil al tiro che Cunè non ha. Assolutamente. Deve migliorare. Cunè la porta, ma che gli sottolinea che punizioni. Ma lui, ma Cunè non tira, ma non tirerà mai. No, il problema però, come si diceva prima, deve arrivare in fondo e crossare, quello deve fare, non deve convergere e tirare, perché tanto non ce l'ha. Quello è il classico giocatore che parte, scusa Marcello, dalla tre quarti su, fa 40 metri, si ferma, alza la testa e cerca. O la dà e cambia parte o ci cerca la verticale. Quello non è un giocatore come può fare Gonzalez, che converge e tira sul secondo palo da mancino. Quello non lo fa, non lo sa fare. Però se lo fai arrivare in fondo come a Empoli, torna indietro, fare una molla, arriva in fondo. Sì, ma non ci arriva in fondo. Il fatto è che non ci arriva in fondo. Quando arriva in fondo torna. E gli va a dare la palla in corsa, secondo me, a Cunè. È uno gli dà la palla in corsa. Se tu gli dai la palla, lì a Sutil gli dai la palla e parte. Comunque non è il modulo che valorizza Cunè, questo. Secondo l'ho detto un quarto d'ora fa. Come? L'ho detto un quarto d'ora fa. Ma infatti non l'ha fatto giocare per sei mesi. No, ma quello che ha detto Leonardo è vero, è vero. Barak che gioca dopo due giorni, si allena una volta e gioca subito. Comunque, sei mesi ci ha messo. Comunque dopo parleremo del grandissimo conflitto di interessi. Che aleggia sulla. Come qual è? Quello era Madara. È anche vero che le dichiarazioni di Vincenzo Italiano a Moena ha detto che lui dei Cunè si aspettava un giocatore che attacchi l'uomo. Lo salti, crea superiorità numerica, ammonizioni, espulsione degli avversari. Quello che fa Nico. Io sono d'accordo con Marcello quando dice che qui c'è un problema, sembra strano a dirsi, di psicologia, di inserimento. Lo abbiamo visto a volte molto solo, non ha una grandissima personalità, ma nell'Ille, in un contesto di un certo tipo, al di là che era passato pochi anni prima al maestro Marcello Bielsa, detto questo. E l'ho visto veramente inserito in un contesto di un grande Lille. Poi lì vince una squadra sola, ma questo è un altro discorso. I numeri di Cunè che dicono, Luca Masini, fermi ragazzi, i numeri di Cunè che dicono, Luca Masini. E purtroppo lui ha avuto, ora poi vedremo meglio anche sulla grafica, però due parole, fuori possesso è inesistente.
quindi lui praticamente non ha nessun non si muove, non ha controllo dello spazio, ciondola, fuori possesso. Ciondola, ma non c'è la palla, ciondola. Sì. Però in possesso è uno dei giocatori che riesce a coprire meglio il suo spazio di controllo. Quindi io da lì che sono rimasto particolarmente stupito, perché quando ho visto il grafico del possesso ho detto: ma come ha fatto a fare questa brutta partita? Perché l'abbiamo visto tutti. E poi ho andato a vedere e sulla fascia lì Dodò non l'ha mai accompagnato, perché poi si va a vedere il possesso di Dodò e Dodò non ha superato la metà campo, a parte qualche rara incursione, mentre ad esempio Biraghi ha accompagnato Sottil, l'ha accompagnato anche Barak. Quindi da quel punto, su quella fascia il 2 contro 1 veniva sempre garantito da Sottil Biraghi, o addirittura si allargavano la mezzala, nel caso specifico Barak, per fare il 2 contro 1 con Di Lorenzo. E quando arrivava anche Biraghi doveva uscire un centrale, e lì si creava finalmente l'uno contro uno di Jovic, che non è mai stato però utilizzato. E dall'altra parte niente. Dall'altra parte, ma Dodò non l'ha accompagnato, perché non c'aveva da pensare anche a coprire. Beh, anche Biraghi aveva lo Sano. Biraghi aveva lo Sano. Ha lavorato molto, al contrario di quello che si diceva, visto, ma è uno che va avanti. 6 minuti, ma un po' sbiago. Sì, però insomma. Però c'ha ragione lui. Biraghi aveva lo Sano. Sì, sì, è vero. Dodò sicuramente ha fatto una buona prestazione difensiva, ma un terzino deve anche aiutare. No, ma lui lo farà, avete visto che fisico ha. Sì, ma non puoi aiutare un giocatore come Koné che non ha la fase difensiva come ha imparato a fare Sottil. Perché Sottil aiuta Biraghi molto più di quanto Koné aiuti Dodò. È quella la differenza rispetto all'anno scorso. La differenza rispetto all'anno scorso di Sottil è che fa la fase difensiva in un certo modo. Volevo dire una cosa su Dodò. Sì. A me ha impressionato il fatto che questo qui non butta via un pallone e gioca con due piedi. Cosa che Biraghi, Luca, con tutto il rispetto, come tutti i mancini, e te lo dice un mancino, e ti manca 15 gradi d'apertura dell'anca destra, capito? Che tu sia il migliore del mondo, ma ce n'è stato solo uno. Quindi è chiaro che in fase difensiva perde, bene, ed è una fase anche propositiva diversa. Dodò io l'ho visto giocare a altezza campo a Empoli, va bene? Come diceva giustamente, ha fatto una partita non buona, però si vedeva che la prima volta che ha giocato questo sta in posizione ed è alto poco, molto poco. Quindi questo è uno che sa stare in posizione, c'ha due piedi, c'ha intelligenza tattica e sa difendere. Ecco perché probabilmente secondo me non ha le caratteristiche per accompagnare tutte le volte quello che è Ikone. Poi Ikone non si accompagna come Sottil, perché Sottil, se lo guardate, cammina sulle punte, va bene? E butta, è impressionante. C'ha una fascia muscolare incredibile. C'ha una reattività, gli ho visto fare uno scatto di 55 metri in preparazione a Moena. 55. Ne uno a Moena uno. Dopo 5 giorni alla prima, partita. E uno dice: ma cosa lo fai a fare? Ti strappi tutto. Invece lui mantiene la preparazione fisica in un modo incredibile e butta avanti la palla e corre e li lascia tutti fermi. Quindi è una tipologia di giocatori, anche quello che gli gioca dietro. Biraghi ha molto più spazio. Ikone, Luca, secondo me si ferma a un certo punto, perché sa benissimo che laggiù arriva e senza destro deve tornare indietro. Quindi quello che gli arriva dietro non c'ha spazio. Dovrebbe accentrarsi e fare entrare il terzino, come faceva Odrio Sola l'anno scorso. Te hai un centravanti però che non hai Vlahovic, perché siamo stati depredati a gennaio, no? Come diceva Leonardo. No, Sabotato. Non copre la palla, capito? Quindi per Ikone ci vuole il triangolo classico da scuola calcio. Converge, il centravanti esce, gli fa il triangolo e lui può cambiare, tirare. Non ce l'hai, perché Jovic non è quella tipologia di centravanti, per ora. Ha una qualità, secondo me, che può migliorare, mentre secondo me Cabral no. Però potrebbe anche essere che col modulo d'italiano Cabral è più adatto. Però ragazzi, è come confrontare, non so, una Lamborghini e un ora non stiamo troppo bassi, però allora fermi lì. Io sfrutterei questa parte di trasmissione con Luca Masini per vederci invece le slide della partita di Fiorentina-Napoli, per capire ovviamente di più proprio su questi 90 minuti contro la formazione partenopea, che ci diranno molte cose. Allora Luca, con l'aiuto della regia che tu guidi magistralmente, direi che possiamo iniziare con la prima. La prima dove si vede che
Amrabat è stato dominante. Spieghiamola per i telespettatori. Che tu sei veramente ottimista. E che a casa è un programma d'astrologia. Spieghiamo la slide e cos'è. Dai, spieghiamo bene. Allora, mettiamo a scisse la progressione con passaggio, okay, e le ordinate con conduzione. Progressione significa che a seconda della zona di campo da cui parte il calciatore fa più o meno metri. Se parte dalla difesa ne fa almeno 30, da centrocampo almeno 20, quando sei sulla tre quarti ne bastano 10. E quindi lì si conta il numero di progressioni che vengono fatte. Si contano anche le mezze, perché magari in attacco fa 7 metri e vale mezzo qua, almeno, no? Sottil e Amrabat dominano. Sottil domina tramite conduzione, come ci si aspetta facilmente, lui butta la palla e va, giustamente. È più veloce. È il più veloce di tutti. Dall'altra parte si vede che altri nostri calciatori sono tutti sulla parte bassa del grafico, perché non hanno portato né fatto passaggi. Abbiamo sempre i soliti, abbiamo Milenkovic, Biraghi, Dodò, insomma i nostri, e Martinez, i nostri quattro difensori che giocano insieme a Gollini, e finalmente abbiamo un centrocampista e anche una punta, che non è poco, che vuol dire che comunque la squadra ha giocato. Si vede anche da qui che la squadra ha giocato prevalentemente sulla fascia sinistra. Se possiamo andare avanti con la prossima, e andiamo a vedere come è stata la rete dei passaggi. Qui si vede bene, non si vede la freccia quando è sotto 10, e quindi, come vedete, Jovic e Ikoné non sono stati ben serviti. Poi vedremo anche dopo anche la zona d'occupazione in possesso e fuori possesso. Purtroppo non abbiamo sfruttato benissimo la fascia destra, perché si diceva prima, appunto, Dodò ancora probabilmente non è al 100%, perché avendolo visto giocare con lo Shakhtar è un giocatore che attacca tante volte la linea, è uno che arriva in fondo, che crossa, che regge anche l'urto fisico, l'abbiamo visto ieri in fase difensiva, lui lo regge anche quando è in fase offensiva, quindi mi aspetto che presto Dodò comincerà a fare un po' come faceva Odriozola l'anno scorso e riusciva a far sembrare un calciatore anche Callejon. Quindi questo è stato piccolo. Colgo una vena di polemica. Ora, no, perché bisogna mantenere l'equilibrio, e ve lo dice uno e di equilibrio ce l'ha davvero. Cioè, sapevo di Odriozola, non è che lì non sapeva nessuno. Ora, Odriozola è un gioco di meno. Sì, Odriozola io non sono convinto che sia molto peggio Dodò. Da un punto di vista fisico non lo so. Oggi c'è paragone. Oggi c'è paragone. Questa è una cosa che scopriremo col prosieguo delle partite. Andiamo avanti. E vediamo che Amrabat ha giocato molto passando all'indietro. Tipicamente era anche un po' il modo in cui lo marcava il Napoli, no? C'era Anguissa che lo andava a pressare, si alzava per andare a pressarlo. E purtroppo, per fortuna, le due punte del Napoli, quando andavano a marcare Milenkovic e Quarta, le marcavano male. Quindi Osimhen e Lozano davano sempre la possibilità ad Amrabat di vedere i suoi difensori e cominciare un triangolo. Questo l'ha fatto diverse volte durante la partita, perché gli attaccanti del Napoli marcano molto male, fanno male il pressing su costruzione. E questo ha permesso... Cosa facevano bene invece quelli del Twente? Molto bene. Amrabat è andato in difficoltà e il regista era diventato a un certo punto Igor. Assolutamente, assolutamente. Lì infatti lui, che deve sempre giocare vedendo la porta, ha avuto qualche problema. Sì, la pesca solo di palla ovale. Anche di palla bagnata. Comunque hai ragione, cioè, facevano un pressing, sì, e impedivano la costruzione, ma singolarmente presi il capitano di loro era tecnicamente imbarazzante. Però è classico esempio di gioco di squadra. Come? Due o tre era bravino. 3 su 11, quella è una squadra a Serie B con un grande pubblico, cioè in Italia, con un grande stadio. In Italia, quelli in Italia fanno il campionato che fa il Verona e fa la serie che ha non fatto. Mia, se si salvano, secondo me non si salvano. Sì. Va bene. Allora, se possiamo andare alla prossima, se slide, c'è ancora tempo. Chiarito il Twente. Qui abbiamo i cluster, cioè vediamo maggiormente dove andiamo a fare dove vengono fatti i passaggi da parte della Fiorentina e sulla parte sinistra sempre, e vediamo che rispetto alla partita con l'Empoli finalmente i passaggi sono stati in avanti, e questo non è poco, perché con la partita con l'Empoli, anche dovuta appunto alle due linee molto strette dell'Empoli, noi la maggior parte dei passaggi purtroppo l'abbiamo dovuti fare all'indietro. Se andiamo avanti alla 4
vediamo che abbiamo anche fatto dei buoni passaggi progressivi, anche molto lunghi alcuni, molti dalla difesa, però vediamo che abbiamo avuto la possibilità di fare anche passaggi progressivi, quindi passaggi che fanno veramente aumentare la capacità della squadra di portarsi in avanti, e ne sono stati fatti anche diversi. Quindi quarta a Milenkovic qua sono stati determinanti. Quarta a Milenkovic determinanti. Quarta ieri, a parte un errore che ha fatto, un partitone. Dopo vi dirò alcune statistiche di quarta, veramente. Poi voglio fare una domanda a Giorgetto. Ma dopo andiamo avanti a vedere l'occupazione della space, dove vediamo che la Fiorentina non ha sfigurato nel confronto del Napoli, che è una delle squadre che lo occupa meglio con Zielinski. E vediamo che assolutamente la Fiorentina è riuscita a occuparlo e anche a fare una buona catena di passaggi nella space, che è abbastanza interessante. No, capito, non è. Passiamo pure ai duelli, dove andiamo a vedere perché non. Allora, duelli. Ovviamente su tutti Anguissà, che è un calciatore che riesce a fare duelli sia in fase offensiva che in fase difensiva, è ovunque, è il giocatore che permette anche a Napoli di giocare così sbilanciato, e che probabilmente lo diventerà per noi anche Amrabat, perché anche ieri siamo entrati in campo con due mezzi ali con caratteristiche propriamente offensive, insomma non c'era nessuno che si occupava molto di coprire, a parte occupare lo spazio, no? Barak correva, occupava lo spazio, però non ha fatto duelli. Qui Barak andiamo in fondo per trovarlo, ok? Quindi da questo punto di vista purtroppo i numeri confermano quello che abbiamo visto. Jovic ha perso praticamente tutti i duelli, li ha persi anche Osimhen, e questa è una buona notizia, che vuol dire che i nostri due aveva vinto uno, ma l'hanno annullato, meno male. Posso? Sì. Prego. Bene. No, perché siccome quel che tu prima hai detto sul Twente, che in Italia può fare la B, è sinonimo di un certo provincialismo diffuso che io cerco sempre di combattere. T'ha dato dei provinciali? No, non a te, non a Fabio è un cittadino di del mondo. Però siccome lo sento dire spesso, cioè, il calcio italiano è ormai un calcio di terzo livello. Se ne ragionava l'altro giorno quando si diceva in Italia c'è 60 polacchi. Ma che ci fanno 60 polacchi? Non ci sono mica 60 polacchi. Non so se mi fa più ridere, come lo dice? No, cioè io ti chiedo, no, ma la Fiorentina secondo te in Olanda non sarebbe arrivata? Cioè allora, il Feyenoord ha fatto la finale di Conference. L'Ajax è l'Ajax, il PSV a signori giocatori fa la Champions. Anche la Zeta. Il Twente è arrivato dietro a questi tre. La Fiorentina arrivava prima di una di queste tre. Allora, credo, sono d'accordo con te che il calcio italiano non è più, è di terzo livello da questo punto di vista, sono d'accordo con te. Allora, il nostro avversario di Conference, secondo me, ha una grande tattica, una grande aggressività in fase di costruzione, ma singolarmente sono giocatori, tre giocatori diciamo secondo me qualitativamente accettabili, un grande passo, una grande commissione. Oh ragazzi, hanno preso due gol in giro di un quarto d'ora a Firenze, hanno fatto un'azione qua hanno giocato male, l'allenatore l'ha detto, il primo tempo non siete nemmeno scesi in campo. Laggiù noi secondo me siamo scesi in campo un po' troppo impauriti, però ci poteva stare. Dovevamo in quelle tre occasioni secondo me fare almeno un gol e loro si sarebbero, come dire, e sarebbero evaporati, sciolti, sì. Sciolti, evaporati piano piano, perché sarebbe caduta la tensione. Quello che li ha tenuti vivi fino in fondo è stato la nostra mancanza. Quella secondo me è una squadra nettamente inferiore a noi come qualità. Va bene? Tant'è che il calcio olandese, il PSV è stato eliminato dai Rangers Glasgow perdendo in casa, il Twente è stato eliminato dalla Fiorentina. Nello specifico di un campionato strano, ha perso contro il Volendam, squadra oggettivamente, Leonardo, però quando trovano sai, poi il discorso è, in Europa si gioca in una maniera e nei propri campionati in un'altra, è sempre difficile trasformare una realtà di un certo tipo in un altro, per approccio, per modo di essere. Per questo quando arrivano i giocatori, ora Barak ha giocato nel Lecce e nel Verona, ma quando arriva un giocatore dall'estero deve conoscere la lingua, i compagni, come arbitrano, le marcature, non è così banale. L'anno scorso, a proposito dell'arrivo di Cabral, che fu sottoposto a una situazione ingestibile per lui. Bene, campionato, sì. Ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco a Tutto Gol, Toscana TV, canale 11.
latte fresco di montagna Fiorfiore Coop viene da piccoli allevamenti del Trentino. Per questo è buono dentro. Scoprilo insieme a tutti gli altri nuovi prodotti per la colazione a marchio Coop. La Coop sei tu. Le vere sfide sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus. La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi sostiene la tua voglia di energia. Sustenium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, nuovo Sustenium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrai coprirlo con niente. Eccoci qua, allora dunque, terza parte da Tutto Gol con Fabio Giorgetti, Marcello Mancini, Leonardo Petri, Paolo Caselli e ovviamente il nostro match analyst Luca Masini. Stavamo analizzando Fiorentina-Napoli, direi di continuare da dove sì, ci eravamo interrotti. Mancano due, Luca. Manca, sì. Manca veramente poco, vai. Comunque, eravamo appunto contropiedi, ne abbiamo fatti ben 9, la squadra che ieri finalmente aveva la gamba per partire di contropiede, cosa che non è abbastanza rara nella Fiorentina, però purtroppo solo 3 hanno portato al tiro. Solo 3 hanno portato al tiro. Diciamo che la difesa si è comportata bene, perché dei soli 3 contropiedi del Napoli solo nessuno è riuscito ad arrivare a tirare, quindi da questo punto di vista la difesa si è comportata molto bene. Nel caso dei 9-3 sono scelte individuali sbagliate. Sì. Alla fine sì. Però posso farti una domanda? Lui? Sì. Ma ieri Amrabat ha verticalizzato di più dai risultati? No. Noi il nostro gioco è quello di allargare sulle fasce e mai avere un appoggio verticale. Sì. Questo è, come se si dire, guarda il grafico, sempre qua. Il modus giocandi non prevede mai la verticalizzazione, no? Il problema è lo Salelle, che guarda le partite e poi l'opinione, per via di tutte queste trasmissioni che leggano messaggi dei baristi, dei benzinai, dei pellettieri, fa opinioni pellettieri e non quello che lo fa di mestiere. Questo è il problema vero. Ma in democrazia è giusto così. Ma che è giusto? Il pellettiere deve pensare un po'. Ma lei è un classista. Ha fatto fuori i pellettieri, poi benzinai e baristi. Però si vota per censo, allora. Fatemi sentire Marcello Mancini. No, io volevo soffermarmi un attimo su questo tema, perché il problema della costruzione di gioco c'è anche grande difficoltà a costruire il gioco. Perché sì, i passaggi di Amrabat sono tutti orizzontali, nessuno taglia, nessuno verticale. Cioè, questo è importante secondo me, perché ecco perché insomma centrocampo un pochettino. Io speravo che Mandragora avesse anche le qualità per poter ispirare un po', per poter dare una dose di fantasia. E lo so, lo fa giocare. Lei migliore ho visto. Introdurre una dose di fantasia, a me mi garba centrocampisti lì un pochettino fantasiosi, lancio lungo, capito? E lì non c'è nessuno che fa questo. E anche ieri, anche ieri, primo tempo straordinario. Ma la Fiorentina a velocità, gli riusciva tutto, Napoli alle corde. Quando poi nel secondo tempo il gioco è stato rallentato anche dal Napoli che si è svegliato un po', e lì Fiorentina si è impantanata. Infatti ho pensato, vai. 40 metri, non tu rientri mai.
Ho pensato, ora si fa la fine della scorso. L'italiano è andato meglio. Passare... Ragazzi, la forza d'italiano e l'aggressività su quel modus di verticalizzare. Sì, ma infatti non a caso lui insiste, è due anni e insiste le fasce, gli esterni, dice sì, solo quello. È anche vero, però nel passaggio decisivo, nella superiorità numerica, nella definizione pura di creare le occasioni, non si chiede a Amrabat, si chiede piuttosto a Bonaventura e non a caso... ha chiesto un giocatore come Barak che ha gli inserimenti ai gol nell'ultima stagione, cosa che né Malen né Duncan gli potevano consentire, perché tutto si può dire italiano fuorché sia uno sprovveduto. Non credo che debbano passare da Amrabat o da Mandragora queste situazioni, ma dalle mezzali e soprattutto dalle ali, che per lui sono punte. Io parlo sempre di quando ero ragazzo, io ora sono gli esterni alti e esterni bassi, sì, tanto per capirci. Il problema vero, come diceva Beppe Chiappella e Zino Franci, il calcio è un gioco semplice, fatto di triangoli. Se quello un segna, la differenza è fra Vlahovic che fa 27 gol, non per dar ragione a Leonardo e non è mai bene dargli ragione se una due volte all'anno. Se si è convertito anche Guardiola, che ha il City ora in centravanti, non è più lo spazio. È un gigante norvegese che fa due a partita, qualche volta tre. La differenza è più semplice. Purtroppo è quella in un gioco fatto bene come quello d'italiano, che produce ormai dalla Serie D alla Serie A un modello brevettato, oserei dire. E la differenza la fa quando c'è quello davanti di 1,90 m e tiene tre uomini dietro, fa sponda e allarga, però tre uomini sono dietro di lui. A confermare quello che stai dicendo, non si ricordi il Cagliari di Riva. A proposito di Ali, un vecchio allenatore che al corso c'era un suo collega e l'esaminatore gli chiedeva: ma se t'avanzano insieme le due ali, cosa fai? Si mette e metto un frigo e mangi. Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Luca, dobbiamo chiudere con le slide. Sì, sì. Vai. Allora, guarda questa. Il controllo in possesso a destra e quando in fase di non possesso. Vediamo che in fase di non possesso, purtroppo, come dicevamo anche prima, sia Jovic che Ikoné spariscono, quindi Jovic non rimane sotto linea palla evidentemente. Ikoné dovrebbe però comunque il suo contributo all'occupazione dello spazio, almeno secondo l'algoritmo. Barak non male in fase di possesso, ovviamente deve migliorare in fase di possesso. Perché ieri abbiamo avuto Bonaventura Prime, ma non sarà sempre così, nel senso ieri Bonaventura è riuscito veramente a fare gli straordinari dopo anche la partita che aveva fatto giovedì sera. L'ho visto veramente stremato nel secondo tempo quando l'ha tolto. Poi Amrabat in queste condizioni riesce a coprire sia verticale che orizzontale, quindi da questo punto di vista è stato notevole. Intanto ci scrive Leonardo, dice: da quando c'è il match analyst parlate di calcio vero, ci scrive una mia. Questo vuol dire che non c'è, cioè, ci ha detto non si capisce nulla. Certamente. Chiaro, finalmente è calcio vero. Di molte chiacchiere e basta. Questa è comunque interessata a questo spunto. Andiamo avanti, Luca, perché abbiamo. Sì. Alcune statistiche interessanti, non abbiamo la grafica. Abbiamo avuto a livello di Serie A un calciatore che è stato secondo, però non è una bella statistica perché sappiamo come è andata a finire, come tiri in porta, che è Sottile, ne ha fatti 4. Poi sono 4 tiri che per la classifica degli expected goal valgono 0,03. Cioè non sono tiri per cui ne viene fuori uno ogni 20 di gol facendo un tiro in quel modo. Più che tiri sono scelte sbagliate. Anche, tra l'altro. Abbiamo anche un giocatore che ha vinto la classifica dei recuperi, che è Dodò, l'abbiamo visto, e abbiamo avuto anche alcuni giocatori nel top dei dribbling, ci si aspetta tutti Sottile, ma c'è anche Amrabat. Quindi... Ma c'hai lì sotto mano, ora, non la partita di ieri perché ha giocato po', i numeri di Malè per caso? No, non la partita precedente, quindi mi rendo conto di farti una domanda spiazzante. No, assolutamente no. Ma è interessante perché le prime tre partite ha fatto tre partite in ombra. Ecco, capito? Per me è una delusione, sta una delusione, e invece mi è stato fatto notare da quelli che capiscono di calcio che invece ha fatto un lavoro scuro, enorme e determinante. Io allora ti approfittavo della tua presenza.
presenza perché è del team. Contro il Twente lui ha giocato a fare il doppio play insieme ad Amrabat, perché Amrabat non era in grado di gestire la ripartenza con il pressing che avete anche fatto notare voi, e abbiamo giocato per una volta, no, cosa che non succede di rado, la Fiorentina gioca spesso, abbiamo giocato col doppio play, ed è una cosa importante perché fino a che non siamo stati in grado di partire anche con Igor, il doppio play permetteva ad Amrabat di avere la soluzione accanto per scaricare e dava la possibilità anche di avere la linea di passaggio verso Sottil, perché avevamo Malè che si portava via la mezzala da quella parte e Amrabat o Igor che poteva avere la linea di passaggio verso Sottil. Ma se l'italiano gli fa queste, gli chiede queste cose e poi dopo alla conclusione dei fatti... Ora. Parliamo, magari non abbiamo le competenze per ragionare col match analyst, io me ne rendo conto e faccio, però Malè le prime tre partite avrà portato anche via giocatori. Secondo me, ma io avrei fatto portare via lui. Secondo me la Fiorentina è salita quando il doppio play l'ha fatto Mandragora con una bravatta. Ma evidentemente. Io gli chiesi al dottor Masini, diamogli pure del momento colore in cui arriva Varacche, chi manderesti via fra Duncan, Malè e Zurkowski? E tu dici, c'è anche Duncan. Ma semplicemente per una questione di piede, certo. Perché abbiamo troppi sinistri. Poi l'abbiamo visto col piede del tantissimo quando è andato a crossare. Come calciatore. Ieri l'abbiamo visto col piede. Però le prime partite. Magari avrà coperto. Ci domanda. Ma lui avrebbe anche altre caratteristiche. Se il mister gli chiede di fare quello, ma non infatti sembra secondo male. Me Malè e qui Gioli lo oscura, cioè non lo sfrutti per quanto può. D'altronde se dall'altra parte abbiamo Bonaventura che per quanto copre il campo, però non è che recupera tantissimi palloni, qualcuno che aiuta a Amrabat. Bonaventura comunque non è al top, cioè in questa prima parte del campionato, tant'è che l'ha tenuta anche fuori, no, una volta non è al massimo. Nonostante io personalmente sono convinto che Bonaventura sia il top, assolutamente un giocatore grandissimo, però, per questa Fiorentina. Malè l'anno scorso ha segnato diversi gol, si è reso incisivo in diverse partite. Io sono convinto che altre partite così, anche se sono partite di sacrificio, e do per buono e credo a quello che mi dici, secondo me non regge a fare solo quel compito lì. Domandatevi perché italiano continua a mettere Malè e fargliele giocare tutte, è un movimento perpetuo, correre in corso tutti, per quello che pecca in precisione, ma dal punto di vista infatti di Malè è ottimo, scrive Luciano Baracco. Ma gliel'ho chiesto apposta a lui, perché queste sono le risposte dei maleiani che contestano quelli come me e Fabio sono anche quelli che dicono che giovedì a vedere giocare Malè si sono vergognati ha perso un paio di palle sanguinose, uscita palla dall'area di rigore. Sono giocatori che uno sa un po' di più da una cosa, uno poggia buo a far pari. Sono giocatorini che non ti permettono di competere, punto e basta. Questa è la verità vera. Sono giocatori da Fiorentina. Comunque, ovvero giocatori normali. Diciamo che questo girone di conference, facendo tre trasferte, secondo me in un certo modo, metterà in evidenza se la squadra è in grado di giocare in Europa con questa tipologia di formazione. Barak è già un tipo di giocatore diverso, perché si impone, Luca, correggimi se sbaglio, è mancino, quindi ha sicuramente un ritmo minore rispetto a Malè, che se non sbaglio è stato uno tra i primi ad andare in forma a Moena. Quindi come tipologia di muscolatura è uno molto reattivo, come sottotipo. Quest'altro è sicuramente 4-5 volte più lento, però occupa il campo e dà una presenza, fa un altro tipologia di gioco. Io sono curioso di vedere la contemporaneità di Barak alla terza o alla quarta partita con un centrocampo impostato così. Vediamo se regge, perché se no il lavoro fatto da Malè, se può giocare Barak, è alternativo secondo te Barak a Malè? Un quarto d'ora si ragiona a Malè. Le parti un ne vince Malè, e un ne vince Barak, capito? No, ma e tu da ragionare a noi si è detto se non aveva giocato male. Si perde troppo tempo a ragionarti 0-0. Allora, quando qui incombe un gravissimo... Se non si segna, il centrocampo fa finto, come diceva Ello. Quando qui incombe un gravissimo conflitto di interessi,
il direttore sportivo della Fiorentina. Sì, tu vuoi portare via stasera la questa cosa a me mi lascia. Dovevo portare la Fiorentina. Ci scrive Giacomo. Ci scrive Giacomo. Mercoledì si vedrà quanto vale la squadra. Con il Napoli è facile trovare stimoli. Luca, quali sono i pericoli dell'Udinese se ci sono? L'Udinese è una squadra che è molto fisica e che tende a giocare un po' come l'Empoli, molto, molto bassa e linee strette. Aia. E noi queste squadre abbiamo un po' di difficoltà a affrontarle. Quindi sì. Questa è la problematica dell'Udinese. Aia. Basta vedere che è successo a Firenze l'anno scorso. L'Udinese, ora lì noi vivavamo un momento. L'Udinese si è trovato là per infortuni. L'Empoli no, perché destro non ha visto nemmeno il pallone girare. No, ora sbagliamo un paio di occasioni. Speriamo ora, per l'amor di Dio, un faccia con Beto, se no mi devo risorbire. Bravo, che sai di Beto. Beto ha bene fatto gol. Beto, più che scaricare. Intanto l'aggiornatissimo Petri ha chiesto a Paolo Caselli: ma Bairami arriva o no? Però ti do questa notizia, che hanno deciso, pare ultimo ora, che Kwame resta la Fiorentina, e quindi questo potrebbe escludere l'arrivo di Bairami. Penso a me te, Andre. Ma grande Kwame, scongiurato il pericolo. Ma quando Kwame? Ad oggi, tra Ikoné e quanto Bairami? Benet a me. Scusami, Leonardo, ma ad oggi, fino agosto, Ikoné, Saponara, Kwame sulla fascia, chi fa giocare? Ikoné? Saponara o Kwame? Nessuno dei tre. No, hai queste alternative, non tu puoi giocare. Non gioca mai. Il ruolo, Bairami no. Ma ora come ora è più forma dei due. Sì, è vero che ha fatto le due azioni. Sì. Ha fatto le due azioni, è entrato in un'altra maniera. Ma è di ruolo, Bairami no. Però quella tipologia di corsa, secondo me, o gli dai la possibilità di andare in lunghezza, perché quelle leve grandi vanno, guarda i due gol, le due azioni che hanno fatto la Cremonese. So, quelle leve lì da centravanti prendono un vantaggio di mezzo metro perché hanno le leve più grandi, vanno via, va bene? Ma bisogna andare a gioco per fare così. Kwame ti aggiunge un colpo di testa che gli altri non hanno, perché Kwame insieme Rogno a... non ho mai sto fare. No, Kwame di testa Bono? Discreto, meglio dei due sicuro. Ne abbiamo due saltatori di testa, Gonzales e Kwame. Ragazzi, io se però mi posso permettere. Prego, Leo. Stiamo parlando di quinto esterno. Non è che deve essere Robert. Tu l'hai detto te, dico a me. Il quinto esterno della Fiorentina non deve essere Robert. Fa per dirvelo. Il problema è che noi si ragiona di Bairami. Quando tirava e pareva un cecchino. Bairami. Ragazzi, Bairami è un'operazione che non ha alcun senso tecnico. Non è un ruolo che la Fiorentina ha. È un'operazione? È un piccolo obolo da somministrare a Ramadan. Bene. Funziona o sì? Però, ragazzi, non scherziamo, Leonardo, perché sennò io non posso stare a perdere tempo a ragionare in uno fra Saponara. Bairami deve venire perché Ramadani ti ha fatto rinnovare Milenkovic e Vattenuber. Ma come se tieni con me, fai dire anche Bairami. No, a questo punto aspettami a finire da qualche parte di qualche Bairami lo voleva perché faceva i jolly a centrocampo. Bairami lo voleva. Sei esterni. Allora, qui c'è un grandissimo conflitto di interessi, te lo ribadisco. Noi si lavora solo un diavolo a 4 per Gattuso e Mendes, che erano in combutta per i giocatori. È passato un anno e pochi mesi, sa l'italiano e il Ramadani. Allora io vi domando, ma secondo voi italiano può dire di no a Nicolau, che l'è di Ramadani, anche gli preferisse Faes, per dire? No, non lo può fare. Perché? Perché sicuramente fra i due piglia Nicolau. Ed è una cosa che a mio avviso una scelta alla lunga è molto, molto, molto preoccupante. Va bene, ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra poco. Ultima parte di A Tutto Gol, restate con noi. C'è anche un salone con lo spazio per lavorare da casa. Ma potrò ottenere il mutuo? Banco Fiorentino ti offre mutui fino al 100% del valore dell'immobile. Flessibili, sicuri e veloci.
vieni in filiale per una proposta personalizzata. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Latte fresco di montagna Fior Fiore Coop viene da piccoli allevamenti del Trentino. Per questo è buono dentro. Scoprilo insieme a tutti gli altri nuovi prodotti per la colazione a marchio Coop. La Coop sei tu. Le vere sfide sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus. La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi sostiene la tua voglia di energia. Sustenium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, nuovo Sustenium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Eccoci qua, allora ultima parte di A Tutto Gol del lunedì, poi ovviamente vi ricordo tutta la programmazione di Toscana TV, mercoledì di nuovo ovviamente con Andrea Capretti e i suoi ospiti per raccontarvi tutte le emozioni di Udinese e Fiorentina, si giocherà alle 18.30 nel turno infrasettimanale e poi sabato alle 15 super partita franca, super sfida contro la Juventus. L'amichevole con la Juventus, no, come allora, dice no, il Petri. L'amichevole con la... con... No, noi siamo fornitori ufficiali. Terza maglia non mi piace. Terza maglia è da ispirata... lontano, secondo me è molto bello il colore, la tonalità mi piace. Beh, per forza. È ispirata alla sala dei cigni. Poi alla sala dei cigni, Palazzo Vecchio. No. Io sono molto più propenso verso gli scarabocchi. A me mi calma più la maglia. Ma si vede però, si vede. Molto di più. Si vede. Sono cose. Vuoi dire qualcosa, Marcello? Sugli scarabocchi? No, sulle maglie. No, perché gli scarabocchi riflettono un po' più la mente, un pochettino. Come aggrovigliata. Dire? Aggrovigliata, ecco. Vero, no, volevo dire contorta, ma contorta non. Questa è una trasmissione. Questo groviglio armonioso di Petro. Questa è una trasmissione di Radical Chic. Perché voi vi riempite la bocca alla sala dei cigni, però poi il compratore vuole lo scarabocchio, perché quella è la più venduta. E poi c'era una signora che hanno intervistato a Moena con la maglia oggi scorso, che capiva di calcio, che... quindi tu hai detto la signora capisce di voi calcio. Voi siete un'elite, ma il popolo vuole gli scarabocchi. Devo dire, questa maglia a me, ispirata al Salone dei Cigli, non mi è dispiaciuta. No, è bella. Vero. A Paolo Caselli è piaciuto, anche a Paolo Caselli è piaciuto. Ma anche lui. Qualcuno, sì. qualche amico diceva oggi è meglio della seconda, con la V, quella bianca con la V. Diciamo. Vabbè, la seconda. Anche le canottiere di Bossi sono meglio della seconda. Leonardo, no. Le canottiere a coste di Bossi dell'estate del 94 in Sardegna, ragazzi. Roba memorabile. Di Bossi, roba archeologia. Roba memorabile. Estate del 94 in Sardegna, con primo governo per meraviglioso. Va bene, detto questo, quando raccontava robe sulla spiaggia pazzesche, vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. E diceva frasi irripetibili. Allora, detto questo, Leonardo, se Kwame resta, mi fai capire, Kwame come gioca? Quinto esterno? Come gioca Kwame esterno? Gioca lì, gioca quinto o quarto esterno, ma sai, con l'italiano, questi sono problemi che ci poniamo noi, perché l'italiano li fa già a tutti, più o meno. Quindi troverà spazio sicuramente anche qua a Messe. Io ho sempre ritenuto che il quinto esterno ci volesse. Quindi se qua me resta, a me fa piacere. E sono più contento che resti a me piuttosto che si prenda Bairami. La Fiorentina è la squadra che giocherà di più, avrà bisogno anche di alternative. Allora, ci scrive Leonardo che però Bairami è molto forte sui tiri piazzati. Ti risulta, Luca, questo dato? Non mi risulta, però devo guardare. No, beh. No, dai, magari può darsi. Con calma, poi tanto. Con calma poi lo guardiamo. Nel senso, non mi è mai saltato all'occhio, però magari ho guardato male. Comunque questa ossessività nel perseguire lo stesso modulo. Speriamo che uno di questi si sblocchi, perché una variante in corso d'opera io me la sarei riservata. Un mediano che sappia verticalizzare. Ora Amrabat, che un anno e mezzo fa doveva essere già in Turchia su una nave che batteva bandiera liberiana. Ma Amrabat è rimasto anche per un motivo, anche in questo caso politico, è l'uomo del presidente, è scelto da lui.
è stato l'acquisto del presidente. Non ha giocato un anno e mezzo. Però, sì, però rifido Scudiero. Paolo, però a gennaio era veramente vicino alla scelta. Calcisticamente parlando. Sì, però non è andato via. Non è andato via. No, però Paolo, io ragionavo solo sulla tipologia di mediani che noi abbiamo. Assolutamente. No, la mia domanda a Luca prima, ha verticalizzato, perché questa, come dire, monotematicità del modulo a livelli davvero talebani, che si va solo sugli esterni, non mi mette in condizione Jovic mai di fare il gioco, di fare la sponda, di tenere la palla, mai. Quindi con quel modulo lì o segni dalle ali, non è banale, cioè anche entrare in forma per un uomo, lui è già non gioca da un anno e mezzo, no. Cabral, sai, tira Varalla, dà una testata, fa due colpi al volo, arriva in scivolata, ma è una tipologia di centravanti di pezzo. Quell'altro e sa giocare con la palla fra piedi, c'ha perde il sovrappeso, ma oppure fisicamente non risponde come dovrebbe, anche da quello dice il mister. Però io un mediano, un Barak, me l'avrei, cioè un Bairami, scusa, ho sbagliato, un Bairami mi avrebbe dato una tipologia di varianti diverse. E a questa squadra, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, manca un leader emotivo che era Torreira. Con Torreira non abbiamo perso 5 gol, un giocatore, abbiamo perso un leader, perché il leader emotivo della Fiorentina, che chiamava la squadra, che incitava il pubblico, era Torreira. Tra l'altro stasera hanno detto che sente ancora italiano e non ha mai Torreira parlato un commisso. Torreira ha bisogno di un buono psicologo, ragazzi, perché ora è ancora in Turchia, ragione della Fiorentina. Lo sappiamo bene com'è andata la storia di Torreira, però. Ma sai, è rimasto scottato da questa mancata di riscatto. Ho capito, ma ogni intervista, continuamente, tornare su... No. Cioè Corvino la fa dopo 10 anni, la fa Torreira. Era dopo poi mesi, dai. Sì, ma Torreira è un mezzo giocatore. Ma ogni intervista ha trovato posto ai Galatasaray, che è una non squadra. Cosa? Comunque, come mezzo giocatore. Comunque, come leader, io vedo bene emergere Milenkovic, ed è una cosa che mi conforta, perché la mancanza di leader, non ti vedo convinto su questo. No, perché per essere leader ci vogliono tante caratteristiche. Si può essere anche leader senza essere uno che parla, Milenkovic lo vedo molto, molto serioso. Poi si può essere leader in mille maniere. No, ma è cambiato. A me è sembrato di vedere un cambiamento. È stato quello che ha preso Iconé a Moena e l'ha portato fuori quando Iconé viaggiava da solo. Anche questo è un segnale, hai ragione. Vabbè, ora, io lo vedo in campo, mi sembra che ci abbia una determinazione, un atteggiamento diverso rispetto all'anno scorso. Cosa, che Paolo, tutti insieme, e un bel ricordo lo disse, e non è da solo a mangiare in un pub. Sta cosa si era già detto. Grazie al ritiro. Calderon, Gabriele Calderon ci raccontò. Che non è proprio positiva, Paolo. Quando, no, quando ti dico, cerca di non distruggere la postazione gentilmente, se puoi. Ci sono delle situazioni, per dire... Nella storia del calcio, nel pieno, Furino e Bettegan non si parlavano, nello spogliatoio della Lazio si sparavano. No, sai, Paolo, però il primo ritiro che tu fai, tu sei arrivato a gennaio, tu vai da solo, in 35 che vanno insieme. No, dai Paolo, non c'è pezzi. Comunque, per forza atterri in fondo e tutto un attimo, niente. La cosa che hai detto su Nicolao, Leonardo, te la fa notare un omonimo, Leonardo, su Facebook, che ti scrive: se italiano accetta un giocatore per il procuratore, significa che non ha ambizioni e non mi sembra il tipo, ti scrive questo amico Leonardo. Ma questo mio, ma il procuratore di italiano è uno, lo può portare a allenare dove vuole. Ma che dice questo? Proprio perché ha ambizione a Cetognosa, perché il Ramadani poi lo può portare ad allenare grandi squadre. Italiano, Lennar, Rabera, il tuo consenso viene creato. Da solo italiano non lo fa. C'ha bisogno di procuratore forte. Cioè tu dici che anche nelle dichiarazioni grande italiano è un allenatore diverso. È un allenatore secondo me molto più aziendalista dell'anno scorso, è uno che misura più però ha detto questa squadra abbiamo sostituito, non abbiamo aggiunto, lì non è stato no, va bene, però la verità la verità è che italiano è qui perché non aveva dove andare, perché non aveva una squadra più importante della Fiorentina dove andare. Milenkovic è qui perché non ha voluto nessuno, perché se aveva una squadra importante, che era la seconda scelta di molti, che Milenkovic, che non è andato via il difensore, questo non significa che noi non si debba essere contenti, no, ma è tutta roba che il prossimo anno va ridiscussa, è tutta a divenire. Ma tanto Leonardo, quello che dici te è il calcio moderno,
È il calcio moderno. No, volevo dire quello che dici te anche sulle ambizioni della Fiorentina. Noi siamo la Fiorentina. È un... Purtroppo si dice solo noi. Non è più. Abito. Nel senso. Noi siamo i Viola. Vabbè, ma no, cioè, una volta, se no si ritorna sempre al solito discorso, una volta facevano le corse per venire a Firenze, ora scappa a tutti. Cioè, capito? C'è è cambiato un mondo. E l'unico può rimanere va via. Quello che dice Leonardo, per carità, forse anche, cioè, probabilmente anche vero, e l'unico può venire un piede. Ma questa è la squadra, una squadra che comunque sta ottenendo i risultati. Certo, no, lo vedo anch'io che non ci sa dei fenomeni e si vede tutti, però è inutile continuare a fare questi ragionamenti, tanto e questi sono. C'è poco da fare. Lo so, è vero, devo rassegnare alle evidenze. Hai capito che è inutile che tu continui. Questo è vero. A dire queste cose che lì in teoria sono vere. Da elevato quali sono? Sei elevato. Ma dalla mancata campagna di acquisti da 100 milioni a... Dove sono finiti? Paoli che ha detto prima, sai, noi si è fatto degli acquisti alla fine che sono tutte scommesse. Alla fine. Sì, certo. Se tu pensaci. Ci sta un target di 15 milioni oltre, scusa, non si può andare. Cosa? E si dice da giugno si dice sta cosa, e te ci deve pensare dell'altro. È da giugno si dice. Cioè, il Napoli ha preso quello che ieri per fortuna non ha giocato per niente, sta annullato, sì. No, che Raspadori, quello dai nome Dembélé. Impossibile. Dombele. Caracciuelli. Ah, quello lì ha fatto tre gol. Ah, il Giorgiano. Cioè, ha fatto tre gol. Dombele. Ma questo qui ha fatto tre gol in due partite. Ora, a parte ieri, perché la Fiorentina ieri è riuscita a frenarlo, l'ha cancellato. Ma non si è preso Jovic che sembrava, ma Jovic c'ha dei problemi che sappiamo tutti, quindi purtroppo la situazione è questa qua, la mia sapessi accontentare, fare di necessità virtù, aspettare e vedere. Ieri Caracciuelli ha messo una palla precisa sulla testa di Lonzano che l'ha messa fuori, perché ecco, per quella cosa lì infatti l'ha fatta, se la prende diritta, se la prende pronto e spizio. A me piace molto questa cosa, questi giochi. Ti piace? Gioi? Moltissimo. Ti piace? Perché ti piace? Ecco, qualcuno potrebbe dire no, però italiano invece italiano dice che di fatto non si allenano. Questo è anche, si ritira dalla conference, allena di più. Cioè io questi allenatori che fanno di tutto, pazziscono per andare in Europa, no, sono in Europa, ma lui mica si lamenta. Troppo, ma lui, dice che giustamente giocare ogni tre giorni. No, Leonardo, quando l'italiano oggettivamente è un calendario lo porterà ad allenare il Chelsea, tu vedrai se allenerà ancora meno. Però che fai? Uccidai il Chelsea. Ma Leonardo, ma giocare ogni tre giorni e mezzo dovevi avere una rosa da 35 giocatori. Ma infatti vedi. Non se ne ha 15 buoni. Ma ora li stanno prendendo. È un problema nostro. Sulla rosa si la metti o più di un problema. No, ragazzi, ma è troppo intenso il calendario in questo momento. Io a me piace. Fino a... Ma tanto le rose sono a 25, 17 liberi, ma non tu reggi nemmeno con 25, lui, perché via, non sono alla stessa altezza. Scusa, no, è vero. Mesi non tu stai a fare. Non reggi, se ne riparla nella fase di calo tra 15 e 25. Fabio, ma c'è due mesi di stop. Ma tu pensi la mia ad arrivare alla stessa intensità di ieri 30 di novembre? Un mese e mezzo. Se tu vuoi te lo scrivo quando tu cali, eh. Certo che no. Quello è ovvio. Un mese e mezzo. Comunque ci scrive un telespettatore, Stefano 69. A oggi i giocatori fuori della lista dei 25 sono Castrovilli, Zurkowski, Duncan, Kokorin. Entro giovedì dovranno consegnare quella definitiva. A centrocampo c'è solo un posto per tre giocatori. Certo. Duncan, Zurkowski, Benassi. Vediamo chi sceglieranno di tenere. Duncan per forza. Duncan, ragazzi, dai, sempre non compri nessun altro, perché sennò poi subentra un altro problema. Zurkowski va figura, vabbè, quando c'è bisogno Duncan dispiace, comunque Duncan il suo sporco lavoro l'anno scorso l'ha fatto Luca qui ci aiuta. Zurkowski, se si parla di occupare gli spazi della corsa, di tante situazioni, Zurkowski è un giocatore che ha i tempi di inserimento, sì. Capisco nel 4-3-3 fa go. Nel 4-3-3 però dove lo mettiamo? Mai. Comunque lui ricezione e passaggi progressivi è uno dei più bravi, sì. Intanto si capisce bene che italiano vuole insistendo per quella tipologia di giocatore, è Bairami. Lui vuole quella tipologia e Zurkowski lo vuole sacrificare ed è disposto a farlo. Lui vuole il jolly al centrocampo perché lui gioca in quel modo. Vabbè.
Fine. Tanto c'è un amico che dice: se in conference perdiamo due partite con questi avversari è giusto uscire dalla Coppa. Usciremo dalla Coppa se ce lo meritiamo. Io ragazzi davvero. Se si perde due partite. Nessuna delle tre squadre vale il tuente, eh? Come? No. Nessuna delle tre squadre sì, vale il tuente. Ma questo, la Roma l'anno scorso ha figurato. Sì, ne ha prese 6, 7. Sei a bo- Ma perché si deve perdere? Perché si deve perdere? No, ma poi siamo rimasti impressionati a questo tuente. Tu, sì, vince mai, dopo viene dopo il Galatasaray, dopo il Fenerbahce, cioè, insomma, dopo il Trabzonspor, però è la squadra di Erdogan e quindi sì, però gioca lui. Vabbè, non siamo nella Roma nel 34 e vince lo scudetto per ragioni. Turchia la cosa conta, eh. Chi è? Ma non solo, ma guarda, che parlerà con l'arbitro, che devo dire? Guarda, di là dello stretto dei Dardanelli ti do punti più di chi non si pensi noi. Ma a proposito di Turchia, ma della rissa tra Montella e Balotelli? Ma perché? Che è successo? Perché Balotelli ha dato via, penso, questo pallone. Ha perso il pallone. No, ma gli aveva detto qualche cosa. Ma uno che ha Balotelli a 32 anni. Di che si stupisce? Comunque, e gli risponde male. Allora, in Istanbul, ragazzi, io gioco a Okaka, allora, e mi metto su. E un fa sette partite da il libero, il centrale che era della Lazio, sì. Il volante della Lazio, quello che doveva venire anche alla Fiorentina, faceva il regista. Alberto? No, ora mi sfugge. Ma l'avevi visto? Sì. Ragazzi, lei va? Ma l'avevi visto i tre gol della Lazio? Gol di frattura pregevole, dice. Okay, sì. È uno meglio di Allora, un attimo, risposta pastura. Telegrafica di Leonardo a Simone D'Assesto, che dice: domanda per il Petri, il mio amico Daniele, pensa, sì. Questo ti scrivo un messaggio, no? Per interposta persona, il suo amico Daniele, sì. Preferisce Cabral a Vlahovic, cosa gli dobbiamo dire? Quindi figurarsi da uno bravo. Chiede consiglio a te. Per il suo amico. Consiglio, te lo dico io, c'è il bonus della regione psicologo, no. Attinga il bonus psicologo. Ma no, ma lui parla dopo cena. Può attingere a quello, può essere. Va bene. Calcio cabaret. Una roba. No, ragazzi, Cabral e Vlahovic. Non scherziamo, di cosa stiamo parlando? Il Saro e il profano. Guarda, cosa è il solo, eh. Ma vai a. Sì, quello è solo. Domandate a Masini. Domandate a Masini. Cabral e Piontek fanno più gol di Vlahovic. Domandate. Anche Puccetti scommetteva. Basta con questa roba. Domandate a Masini se farebbe lo scambio a gennaio Iconè per Noni, ma due checche del PSV Eindhoven. Ma due checche del PSV Eindhoven? Non lo conosco. Bairami non ha mai segnato su punizione. Bairami non ha mai segnato su punizione. No, però devo dire. No, Bairami è forte sui calci piazzati. No, mai segnato su punizione. Però all'amporecchio. Mentre gira Brigidini, sai. No, aspetta. Però è uno dei calciatori che ha la percentuale più alta di passaggi completati su punizione. Quindi probabilmente li sa battere per tipo alla Pulgar, insomma. Li sa battere molto bene, ma non fa gol. Che sarebbe una cosa interessante. Vabbè, quindi un buon piede sa crossare. Grazie. Grazie. Sul giocatore del PSV c'è già il Manchester United. Gakpo. Ma no, questo è. Ma come si chiama quello? Sì, c'è il Manchester United. Quello che ha detto, aspetta, come si chiama lui? Quello lì, quello ha detto il. Sì, ha un nome africano. Ma due checche. Allora, grazie ovviamente a Fabio Giorgetti che è stato con noi. Grazie a Marcello Mancini. Grazie a voi. Grazie a Paolo Cardelli. Grazie davvero. Grazie, mi ha fatto molto piacere. Grazie a Luca Masini, lo ritroveremo presto. Grazie a Leonardo Petri. Ci rivedremo poi, lunedì dopo l'amichevole. Poi ti rimetto in postazione. Sì, perché questo è bello. Vabbè, comunque è andata così. Grazie a tutti. Felice notte, Ale.